La tana del ferito. Tana, tana del ferito. 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 Contento. Vabbè, tuo padre poi è diventato praticamente un personaggio, a volte lo includi anche nei video parlati, no? Sì, 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 no, no, mio padre ormai diciamo che siamo diventati un po' un duo, capito? Cioè, facciamo, tipo, mi fa da spalla destra anche, stra divertente, perché proprio preso. Ma non anche se lo faccio svegliare. Un po'. Lo vado, zia, sta dormendo, pazzi. Io ho paura più che altro perché, cosa dice il live, capito? Perché non... Tra mutande. Non penso, dai, ormai fa parte degli influencers. Fai uno shampoo. Lo chiamo. Però, poi, no, puoi svegliare in una maniera un po' particolare. Come vuoi tu, dimmi se avete voi qualche preferenza. Sei tu il pranker. Ma io in realtà, secondo me, bastava semplicemente gridare il suo nome, perché secondo me è già incazzato. Che ore sono? 11:30, palesemente sta già dormendo. Ma però puoi tipo documentarlo con il telefono? Sì, cioè, va bene. Tipo entri con il telefono. Dai, no, siamo un prank in diretta. Dai. No, dai, sì. Un prank in diretta. No, magari dorme in mutande, però non... No, no, ma posso farlo se volete. No, dimmi tu, cioè io... Sì, no, vai, io ci sto. Ma vediamo. Ok. Eccoti! Okay. Eccoci! Okay. Allora, minchia, aspetta, abbasso l'audio. No, ragazzi, vi giuro, ho paura. Non averla. Aspetta, vi alzo dal telefono. Mi sentite dal telefono? Sì, sì, ti sentiamo bene. Sì. Forte e chiaro, cavolo. Non so quanto si vedrà. Ma l'Inter quanto ha fatto? Minchia, è tutto buio. Vinceva 1-0, non so quanto è finita. Oddio. Porco. Pa. Ha vinto 1-0. Stai dormendo? Accendo? Accendo un attimo, scusa. Stavi dormendo? Devo fare una cosa di Larissa, venire un attimo. Cos'è che c'è in mano? Sono in live da Greenbaud, devi venire un attimo di là. Da Greenbaud. Cosa me ne frega a me, Greenbaud? Dai, ti prego, vieni un attimo. Assurdo. Ti prego, pa, vieni un attimo di là. Un secondo, un minuto, devi fare una live con lui anche. C'è anche lui in live, deve salutarti, ti prego, devi venire. Non sto dormendo adesso. Dai, un minuto, puoi farlo sto sforzo, ti prego, alzati. Ma basta, dai. Un attimo, dai, un attimo ce la puoi fare. Ho sempre la stessa canottina. No, no. Cos'è che... No, ha i pantaloncini. No. Pantaloncini, per... Un minuto e... Un uomo distrutto. Un uomo dilaniato, con la collana indietro. Vabbè, ma... Giuro, facciamo... Vero, Timo, che facciamo veloce? Sì, sì, un'oretta. Un'oretta. Ma dov'è che devo andare? Vieni di là, puoi salutare. Sei in live. Sei in live adesso. Mamma mia. Ok, vieni, aspetta. Ma io stavo dormendo. Sì, 2 minuti, dai, su, muoviti. Si mette a piangere. Aspetta, come entra? Adesso se abbandono da qua entro da di là. Sì, abbandona tutto. Eh? Aspetta, ciao. Abbandona. Ciao. Aspetti, saluto, aspetta che non vi sente. Ecco. Aspetta che metto la cam. Non ci vedo niente, non c'ho neanche gli occhiali. Ecco. Ciao, Paparimo. Ciao. Saluta, sono... Ciao. No, io è di qua la cam. Buonasera. Buonasera. Ciao Paparimo, come va? Ancora un po' addormentato. Cos'è che c'è tutta sta gente? Aspetta, tu devi guardare di qua, questi sono loro, perché questa è la live, no? Qua ci sono loro. Questo sito sopra di me tempo è... Tempo reale, perché l'ho live. Fisso, va. Quello mi sembra di averlo già visto. Io? Dove? Sì, quando c'è stato il... come si chiama? Riccione? La Mambolosco. Ero io. Ah. Era lui? E c'era anche Rubino, quello in alto. Ero io. L'ho già visto, sì. E quello, una volta l'ho visto in live, sì. Poi vabbè, c'è Jody nel mezzo. Jody, sì. Ciao, Jody. Ciao, sì, Sanremo a Jody anche. Sì. C'era anche Jody da Green. E da... No, non c'era. No. E poi c'è Martina. In alto. Ciao, Martina. Ciao. Sì, c'è anche Vez, Vez lasciava. No, eh? ma già l'ho fatto. Ma quel live adesso io. Sì. Ma perché io domani mattina devo andare a lavorare? Vabbè, ma una retta. Ma che lavoro fa? No, io un'oretta no, io vado di là. Un'oretta? Sì, 10 minuti. 10 minuti adesso.
Ma cosa devo dire adesso qua? Sei in live, perché adesso si sente. Ah, siamo in live? Ma mi senti, Paparimo? Sì, adesso sì, sì. Bene. Come stai? Tutto bene? Stai dormendo? Sì, stavo dormendo. E voi cosa fate a quest'ora? No, va, no, perché... No, non è così tardi. Ha detto Simone che non stavi dormendo, allora abbiamo chiamato. Mi hai detto che non stavi dormendo. Io ho detto che stavo dormendo. Gli ho detto che stavi dormendo. Okay. Abbiamo insistito per quello. Ma Paparimo, tu cosa ne pensi di... Mi chiamo Stefano, ciao. Ah, Stefano. Ciao, Stefano. Ciao, Stefano. Anche mio padre si chiama Stefano. Quanti anni hai? Io ne ho 53. Ah, come mio padre. Sei del 66? No, 69. Ha sbagliato. Ah, no, è vero, no, mio padre ne ha no, ho sbagliato. Adesso ne faccio 54 adesso. Ah, ho sbagliato a calcolare, A settembre ne faccio 54. Scusa, ho problemi con la matematica da sempre. Ma niente, non c'è problema. È che non ho gli occhiali, non è che vi vedo tanto bene. Allora non è molto... Ma non prendere gli occhiali un attimo? Sì, certo. Prendere, Stefano, tranquillo. Ma che tipo di educazione gli stai dando tu a lui? Cioè, tipo, se ti dovesse dire che... Cioè, lo sai che magari, non so, va a far serate e si ubriaca, per dire. No, lui no. Per quello lui non... Cioè, tranquillo. Cioè, nel senso che lui, no, da quel punto di vista lì è tranquillo. Ma io quindi... ci parlo con tuo figlio. Cioè, comunque mi racconta delle serate, mica si dilania. Cos'è che... All'old. Ma va, ma poi sì, non l'ho beccato una volta, poi non è vero, esattamente. Ah, ci siamo beccati più di una volta in discoteca io e lui. Senti cosa dice, mi racconti le balle. Scusa, Simo, ma pure l'altra volta quando siamo andati all'old, che c'era Rimo, che stava tutto un po'... Sì, che ha fatto quella roba lì col buttafuori, vabbè. Davvero? No, padre, stanno dicendo una cazzata. Perché... No, non faccio più. No, ma sai che non mi piace neanche bere. Perché dopo io ti disco, No. Amico. Sì, vabbè, ma anche vabbè. ma scusa, ma anch'io ci sto. Ma ma Stefano, ma tu non hai mai fatto serata nella tua vita? Io? Quando c'avevo 18 anni, sì, adesso c'ho famiglia, però quando avevo 18 anni mi piaceva anche andare in discoteca. Oh. Sì, le poi donnine? Vabbè. Le donnine? Ah, ho capito, le bambine anche... io. No, avevo anch'io tutte le mie ragazze. Cioè, ah, perché Rimoldino c'ha le sue ragazze che girano per casa ogni tanto? C'è stato un periodo che sono girate un paio, ma poi poco. Un paio e basta. Ma scusate, ma voglio chiedere, ma tipo, se lui dovesse tornare un giorno con una ragazza, voi tipo tu e... E tua moglie, gli dite qualcosa, vi incazzate oppure... No, l'importante, gli ho detto che sia contento lui, che sia una brava ragazza, e poi insomma... E se ti dice che si vuole solo divertire con lei? Quello mi dà un po' fastidio, cioè nel senso che, cioè, almeno come la penso io, cioè nel senso che, insomma, io sono... Cioè, gli dico sempre di comportarsi bene, insomma, capito? Cioè, nel senso che, insomma... Ci tengo, ecco, capito? Giusto. Che faccia bella figura. Insomma, cioè, dai, adesso... Poi, adesso c'è già 21 anni, quindi, cioè, la testa ce l'ha però collegata, capito? Sì, assolutamente. Chiaro. Ma e tu, nessuno di voi fuma, vero? No, io non ho mai fumato, neanche quando ero giovane. Ma anche lui proprio no. No, io non fumo. Non fumi sigaretta. No. Non ho mai fumato, ho provato una volta. Dai, ma t'abbiamo visto tutti, no? E non erano sigarette? Vabbè, dai. Sigaretta modificata. Ma lo fanno apposta per farti incazzare. No, va bene. No, perché poi non vogliamo metterti a disagio, Simone, però. Esatto. No, ma ci mancherebbe. Più che altro poi finisce la live e... me la sento io. Ti crocca di brutto. No, ma figurati. Ma adesso loro sanno che ore sono, no? Sì, sono le 11. Sì. Abbiamo questa possibilità di avere un orologio, Stefano.
Giotti. Stefo, ti lasciamo anche andare a dormire perché io adesso devo andare a coricarmi perché sì. No, ma comunque è mezza no, cos'è? Sono le 3:30 di notte, è tardi. Siete davvero simpatici. Grazie. Continuate così. Grazie mille davvero. Ciao Stefano, buonanotte. Posso dirvi una cosa? Certo. Sì. Vai a letto. Ecco. Vai a letto. È tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Questo amore so che sparirà. Ora non mi muovo ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici, ma come possiamo fare?